Come si chiama il nuovo pastore? È Monsignor Francesco Manenti, vicario generale della diocesi di Crema. Sentirlo, evidentemente anche lui è emozionato e trepidante, ma è anche fiducioso. Mi ha detto che lui ha pronunciato il suo sì proprio con questo spirito di fede. Abbiamo qualche notizia su di lui che ora vi leggo. Monsignor Francesco Manenti, che molti chiamano Don Franco, proprio per la sua amabilità, e me ne sono accorto anche parlandogli al telefono, una persona così molto amabile, semplice, dal timbro della voce si sente proprio che è una persona buona. È nato a Sergnano. Sergnano è un piccolo comune di 4.000 abitanti, in provincia di Cremona, però è nella diocesi di Crema. È nato il 26 giugno 1951, dunque ha 64 anni. È entrato nel seminario diocesano vescovile di Crema e poi ha compiuto gli studi, perfezionandoli, nella facoltà teologica di Milano, dove ha conseguito la licenza in teologia ed è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1975, dunque 40 anni fa. All'inizio del ministero ha svolto per 10 anni l'ufficio di vicario parrocchiale presso la cattedrale. Successivamente ha ricoperto diversi incarichi pastorali in diocesi, tra i quali quello di direttore dell'ufficio catechistico, direttore dell'ufficio famiglia e anche direttore spirituale del seminario vescovile. Attualmente è vicario generale della sua diocesi. Vicario generale vuol dire che è un tutt'uno con il vescovo, il primo collaboratore del vescovo. Allo stesso tempo è anche parroco della parrocchia della Santissima Trinità, è una parrocchia urbana, la Crema, e anche docente di teologia presso lo studio teologico dei seminari di Crema, Lodi e Cremona. Insomma, è un sacerdote che ha una ricca esperienza. Esperienza pastorale, perché è stato per diversi anni prima viceparroco e poi parroco, quindi un sacerdote che ha contatto con la gente, che conosce i problemi concreti della gente e allo stesso tempo per gli incarichi che ha avuto a livello diocesano e soprattutto l'incarico di vicario generale ha una conoscenza di tutti i problemi della diocesi, in particolare ha una conoscenza delle questioni che riguardano le questioni della vita che riguarda i sacerdoti, quindi è un'esperienza pastorale molto ricca, ma questa esperienza pastorale è anche supportata, illuminata da una conoscenza teologica, perché insegna teologia dogmatica in seminario. Monsignor Manenti ha voluto rendersi presente tra noi attraverso un suo messaggio, una sua lettera, che ora possiamo ascoltare. Carissimi, desidero rivolgere a tutti il saluto che l'Apostolo Paolo rivolgeva alle comunità cristiane da lui servite e amate.
La pace del Signore sia con tutti voi. Quella che il Signore Gesù dona è una pace che abita il cuore, lo apre con fiducia alla vita, con le sue gioie, le sue prove, e rende possibile l'incontro con ogni persona. Chiedo al Signore questo dono per voi e per me, perché possiamo camminare insieme nel vivere e testimoniare agli uomini e alle donne che vivono nel nostro territorio la vita buona del Vangelo di Gesù. Questa pace la invoco soprattutto per chi è provato in tanti modi dalla vita e fatica ad alimentare la speranza, per chi sente lontano il Signore e si sente estraneo alla comunità cristiana. La invoco anche per le persone che hanno lasciato le loro case in terre lontane per cercare nelle nostre terre una vita più serena e dignitosa. Nella lettera che il Vescovo Giuseppe mi ha inviato, anche a nome vostro, ho letto le parole che mi danno serenità e fiducia. Di questo gli sono e vi sono molto grato. Anch'io fin da ora mi metto con voi sotto la protezione della Madonna della Speranza e di San Paolino da Nola, nostri patroni, perché sia in mezzo a voi un pastore che sappia confermare nella fede, alimentare la carità e custodire la speranza. Un abbraccio a tutti, Don Francesco, Vescovo eletto in Sinigallia.